Si chiama Chiara Rinaldi. Chiara, buongiorno. 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 Chiara, intanto io non so se ci stai seguendo da questa mattina. Noi stiamo cucinando le pennette alla vodka. Volevo sapere, tu le mangiavi? Ti piacciono? No, mai fatte. Non le hai mai fatte? Allora guarda, ti suggeriamo questa ricetta. Chiara, a parte gli scherzi, noi vogliamo oggi conoscere la tua famiglia meravigliosa, perché tu sei mamma di 7 ragazzi. Giusto, 7 figli, più grande a 19 anni e il più piccolo 3, tutte le età in mezzo. Tutte le età, ma ci vuoi raccontare un po' come si svolge una vostra giornata? Quanto è faticoso, è impegnativo? Facci entrare un po' all'interno della tua famiglia. Certo. Che la stiamo vedendo, siete davvero bellissimi. Grazie. La giornata sì, è molto molto impegnativa, molto movimentata. E noi, io e mio marito, ci alziamo molto presto, verso le 5:15. Io adesso ho un lavoro un po' lontano da casa, quindi devo prendere il treno che parte già alle 6:20, quindi devo correre in stazione, prepararmi, e poi lui si ferma un po' di più per dare una mano ai ragazzi a fare la colazione. Quindi insomma la partenza già impegnativa con la colazione, preparare i ragazzi per la scuola, almeno i più piccoli, e poi insomma loro vanno a scuola e la mattinata per tutti è di lavoro e di scuola. E poi nel pomeriggio, in base un po' ai nostri orari, si rientra, ci sono le attività dei ragazzi, accompagnarli, i compiti, tante cose, insomma, fino alla sera, quando la giornata si conclude abbastanza presto, almeno per me, perché vado a dormire molto presto e magari mio marito finisce in cucina, ecco. Quando Grazia ha detto, ti ha presentato come mamma di 7 figli, il nostro pubblico, tu non l'hai sentito, ma ha fatto ebbene sì, ma non è solo quello però, perché in tutto questo e nella giornata di cui ci ha raccontato la scansione, quindi diciamo un orologio che corre abbastanza rapido, hai trovato il tempo, il modo, le energie, la passione per anche fare, ottenere una seconda laurea. Sì, soprattutto la passione, devo dire, perché subito dopo il liceo avevo frequentato la facoltà di giurisprudenza a Milano e quindi mi sono laureata in giurisprudenza, però poi, anche se ho iniziato subito a lavorare in questo campo della giustizia, ho sentito il bisogno, l'interesse, la curiosità di continuare a studiare e di fare un percorso che è stato un percorso molto bello, molto gratificante, molto interessante e che si può riconoscere in quello delle scienze religiose, quindi studi teologici, che ho ripreso già nel 2005-2006 per il primo triennio e poi ho concluso con la laurea magistrale, quindi l'ultimo biennio l'anno scorso. Chiara, io volevo chiederti proprio, perché poi tutti pensiamo già uno, due figli sono impegnativi, ma con 7 figli quando riuscivi a ritagliarti il tempo per lo studio? Ci vuole tanta organizzazione, ci vuole tanta motivazione. Per me lo studio, come ho detto, è una passione, per cui al posto di, non lo so, riposare magari sul divano davanti a una trasmissione televisiva, leggevo, studiavo, proseguivo con le lezioni, però questo per me era appagante, gratificante e soprattutto ero spinta da grande curiosità e da grande motivazione, per cui ho sostituito magari altri svaghi e il tempo libero l'ho sempre dedicato appunto allo studio. Tuo marito, l'hai nominato prima, Igor, e dice di te, quando ha preso la seconda laurea ho detto è un extraterrestre, un genio, visto che io non riesco neanche a finire il libro che ho sul comodino, e penso che molti maschietti che stanno collegati in questo momento possono condividere l'incapacità del genere maschile di fare due cose contemporaneamente quando invece una donna riesce a farne 8. Però ecco, onore al merito, perché vuol dire veramente riuscire in tutto questo a focalizzare, a mettere testa su, come hai detto tu, su quella che può essere una passione e cercare di rincorrerla. Sì, sì, certo. Poi lui insomma ha fatto la sua parte, perché uno ha il braccio, uno ha la mente in questo caso, e lui ha coperto tanti buchi e è corso di qua e di là, ha portato i bambini in giro per le varie attività, quindi insomma si è dedicato a tutto il resto, ognuno il suo, e anche lui l'ha fatto sempre con grande passione. Noi quello che vogliamo fare oggi, vogliamo proprio mandare un messaggio alle persone che ci stanno guardando in questo momento. Quello che ci stai insegnando tu è che quando c'è la passione per qualcosa, l'amore in quello che si fa, alla fine si può. Basta impegnarsi, e con l'aiuto ovviamente delle persone che ci stanno accanto, perché non sempre è possibile, però si può fare. È così, Chiara?
Sì, è proprio questo. Questo è il messaggio che cerco di dare, che tante volte si rinuncia anche magari a realizzare una famiglia numerosa, perché è veramente impegnativo, però bisognerebbe sempre ascoltare i propri desideri, i propri sogni, perché le cose si riescono a realizzare. Con la volontà si inizia, si va avanti e in qualche modo poi gli aiuti arrivano sempre anche da più in alto, come ben sappiamo. Grazie. Grazie, allora noi vogliamo ringraziare te, ringraziare tuo marito Igor e se li diciamo tutti quanti, vediamo se li diciamo giusti, Douglas, Jonathan, Sara, Isabel, Pietro Agnese e Nicolò, sono tutti? E Giusto, sì. allora grazie, grazie Chiara. Grazie Chiara. Già.